Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Antoni, buongiorno. Petrucci, buongiorno. Righetti, buongiorno. Zia Antoni, buongiorno e buon appetito a tutti. A te, Mimmo, buongiorno. Buongiorno, Mimmo. Ciao, Mimmo. Buongiorno. Interni ed esterni. Buongiorno. Siamo buongiorno, buongiorno. Come state? Giochiamo con le sovrapposizioni qui, Mimmo. Tempo non ci aiuta, Mimmo. Però... Immagino, guarda. Tutto siamo nell'habitat dentro, giusto, no? Però, pieno di colori, ma è pieno di giallo. Sì, sì, no, qui dentro il sole c'è perché è pieno di colori, Mimmo. A pesca, esatto. Mimmo, eccolo. Oh, Stefani, allora tutto a posto? Tutto bene, Mimmo, tutto bene, tutto bene. Vabbè. Segui l'Italia, Mimmo? Equitalia? Che cosa, Mimmo? Italia, no, quella ci segue. Ci segue a noi più che altro. Tristemente mi toccherà seguirla, ma insomma, nel senso che oggi diciamo che gli avvenimenti clou da un punto di vista calcistico sono, per quanto mi riguarda, la partita della Bosnia e la partita dell'Italia. L'ho messa in ordine di importanza, ovviamente, per quello che mi piace ricordare. E quindi bisognerà seguire un pochino queste cose, che poi sono in due orari sfalsati. Sarà la gioia, immagino, del professor Zia Antoni, che avrà svoltato un'altra serata davanti al televisore. Bravo. È vero, è vero, è vero. Madonna, Mimmo, mamma mia, guarda. Senti, ti posso consigliare? Alle 18 Italia-Azerbaijan. Esatto, una mise, caro Gabriele. Dimmi, Mimmo. Vai. Allora, pigiamino, eh? E poi tra una partita e l'altra un po' felpatello. Minestrone, capito? Minestrone, certo. Si impone proprio oggi, eh? Posso cambiare il minestrone con una bella tisana? Che amarezza. Mamma mia, Ubaldo! Ubaldo, pensaci te, per cortesia, dai. Non puoi fare nulla. Che succede? Non puoi fare nulla? No, non puoi. Non ci saltate proprio adesso. No, adesso, dai. Ma se no rimaniamo gli agatoni, che se dico? Hai capito? Cioè, voglio dire, che ci dobbiamo dire, te, Mimmo? Niente, ci hanno abbandonato. Ci ho avuto il clou. Eccoci. Eccoli. Ci siamo. Dicevi, alle 18 Azerbaijan Italia. Alle 20:45 Bosnia Galles. Cioè niente, poi tutta la notte col motociclismo. E poi il motociclismo. La notte ho un Ubaldo Righetti sulla Rai che mi guardo che commenta le partite. E poi vai col motociclismo. Fino alle 7 di mattina. Ubaldo, vai? La gara è 7, però c'è tutta la notte. Sì, sì. Presente, 11:30. Non lo so perché cambiano ogni tanto. Non so, Mimmo. Perfetto. Vai lì a scalare la chiusa della serie. Chi medaglia a me messa bene. Tanto sto meglio di tutti. Chi è? Esatto, bravo. Sì, certo. Di che funziona, cosa tutto bene. Mimmo, ti ho no, ma io ti voglio chiedere una cosa, se ho intensamente pensato a te quando ho visto quei due signori, uno più attempato, uno ancora giovane che veniva a premiare, che c'era una premiazione ieri molto particolare in un clima molto inglese, con un signore che si chiama Bobby Charlton, mi sembra, no? Un altro signore che so che ti piace tanto, c'è stato il premio a Wayne Rooney ieri che è stata una bellezza. Mi piacciono gli inglesi che non si abbracciano, si salutano, si danno la mano in un clima molto bella quella cerimonia. Sono inglese. Sì. Ma è molto... E ti chiedevo pure se hai dato una sbirciatina all'Inghilterra, c'è quel ragazzetto che gioca da mezza punta. Con quale squadra? Tu sai chi sono qualcosa? Con quale squadra? È col è Barkley, è un vecchio pallino del mio amico. Che non è quello della Anche l'Everton. Diciamo, no? Non è la banca. Non è no, una banca. È quello dell'Everton. Mimmo, ma l'Everton è che gioca con 2,90. Ma Mimmo, ma l'Everton è che gioca con 2,94 e 96 in difesa? Che quanto, l'allenatore non è Garcia, fenomeno. Però, vero? No. No, è Martinez. Spagnolo. Molto bravo Martinez. Molto bravo Martinez. Ma l'Everton? Ma con un 80 e rotto niente. Vabbè, quello stiamo se ce l'hanno bello lontano. Lukaku 93, Stones 94, Galloway 96. Ho capito. E stiamo parlando di buoni giocatori, assolutamente. La cosa, io penso che le due nazionali più deboli tra le grandi nazionali che ci sono in circolazione in questo momento sono A, il Brasile e B, l'Italia. Perché sono due squadre che hanno una grande tradizione, hanno vinto un mare di coppe del mondo, ci hanno stelle, stellette, eccetera, eccetera,
ma in questo momento i valori del Brasile e i valori dell'Italia sono veramente modesti, molto modesti, cioè con tutto rispetto che noi possiamo avere, e che non è vero che ce l'abbiamo nei confronti della nazionale, la formazione che viene annunciata per oggi è una roba abbastanza imbarazzante, aiutami a dire, perché cioè se l'attacco è quello, ma soprattutto se il centrocampo è quello là, va bene, non c'è de meglio, sicuramente non c'è de meglio, però poi i risultati sono quelli che sono. È triste, è veramente triste. Cioè l'Austria è veramente triste. I valori sono squadra, i valori sono bassi, si stacca la capoccia, l'Austria. Pensa che ieri ha sofferto contro quel matto di Vucinic, cioè, ma è una squadra spaventosa. Tra l'altro, Mimmo, io, tu che sei un vecchio del calcio bello, ma tu di capoccia con Arnautovic, è il giocatore che se avessi voluto fare il calciatore. Se tu hai Balotelli, no? E diciamo che Balotelli non è un ragazzo con quel colore di pelle, ma fosse bianco, ecco lì, stiamo lì, a livello di, non dico di tecnica, di classe, ma di follia applicata al calcio, no? Perché sì, sì. Arnautovic è veramente un giocatore bravo, solo che è completamente, io non lo so se al mondo ci siano tanti di questi calciatori che ci hanno veramente tanti denti, ci hanno pure il pane ma non sanno masticarsi, non so se rendo l'idea. Sono giocatori che hanno delle qualità importantissime, che poi si perdono per strada. Arnautovic, quando è arrivato all'Inter, l'hanno cacciato via dalla disperazione, perché era un ragazzino, questo bisogna dirlo, però non si comportava da calciatore professionista, però le qualità ci sono. E poi Balotelli è un altro che adesso, vedete, fa fatica a rimanere, ad essere un calciatore. Quindi perché poi la capoccia non ti aiuta, a meno che... Allora ieri io ho visto per l'ennesima volta, l'avrete vista anche voi, che Ibrahimovic per l'ennesima volta ha dato una pizza in faccia al suo marcatore, ok? Sì, allora, uno che lo teneva, sì, è vero. Esattamente, lui gli dà una pizza, poi dopo lo teneva, guarda, è stata una scena meravigliosa, se vi capita di andare su YouTube potreste rivederla. Allora lui che cosa fa Ibrahimovic? Cioè questo gli dà una manata in faccia, questo ovviamente prende la manata, sta per accasciarsi, e Ibrahimovic lo tiene e lui lo regge, non lo fa cascare, perché se quello casca succede, insomma, c'è qualche cosa che può determinare anche un provvedimento disciplinare nei confronti di Ibrahimovic. Ma Ibrahimovic, che è talmente paraculo, che cosa fa? Lo tiene, non lo fa cadere, però tanta botta, e lui una a partita, Stefano, soprattutto nei confronti internazionali, Ibrahimovic ne sistema una a partita, però... Ma ieri è stato meraviglioso, Mimmo, perché nel tirarlo su gli faceva pure la faccia, vabbè, ma dai, ma che t'ho fatto? Gli dà proprio un mal rovescio, una cosa, perché non è la pizza, è proprio uno schiaffone. Non è una cosetta da ignorantello, dai. Quelle cose lì io le vedevo, con rispetto parlando, tanti e tanti anni fa, i campi Artrullo, la Magliana e cose di questo genere, quando c'erano i tornei estivi in cui se cominciava il torneo non si finiva mai, sai, perché dopo la prima partita c'era invasione di campo, risse, a botte, finito, e non si continuava più. E io magari... Non penso di dovermele vedere in un incontro di caratura internazionale, qualificazione europea. Eppure è così, però quello è un altro mattacchione. Però Ibrahimovic, c'è Balotelli e Balotelli, Arnautovic, che comunque è un buon giocatore, sono di una categoria diversa. E poi, lo ripeto, tutto il pippotto che ho fatto è per dire, se tu sei forte e sei anche un po' così fuori dalle righe, beh, insomma, io, magari avercelo uno come Ibrahimovic, cioè avercelo avuto, insomma. Già coppia fissa con Balotelli all'Inter, Arnautovic. Sì, c'era anche un terzo, sai chi era? Santon, che lì a testa dei dirigenti dell'Inter era il peggio di tutti. Tanto è vero che ha trovato la minor fortuna ed è stato costretto in qualche modo anche andare a giocare oltre le Alpi per poter trovare un pochettino di fortuna, e adesso è tornato. Però insomma Santone è uno di quelli che sta in nazionale, no? Non è un titolare, i titolari sono Darmian e De Sciglio e va bene, però la nazionale, stai tornando a quel discorso, ma Bertolacci perché deve stare in nazionale? Adesso, con tutto il rispetto che possiamo avere per Bertolacci, perché deve stare in nazionale? Antonelli del Milan, Ubaldo, ai tempi tuoi Antonelli del Milan lo facevate spogliare oppure lo mandavate con i magazzinieri a spogliare? Giocare in Antonelli.
No, i primi tempi io non riuscivo neanche a parcheggiare la macchina, perché prima me la facevano parcheggiare fuori la prima. Ti facevano parcheggiare qui, a Trigoria? E tu eri bravo, sì. Poi, ragazzino, bravo. Ah, lasciava da quinto, capito? Oh. Ah. Da fifth. La vecchia Renault 5 TS, Mimmo, tu te la ricordi? Marrone col tettuccio nero. E come dice, non ti permette di parcheggiare, non ti permette di parcheggiare quella macchina vicino alla via. Ma voi lo sapete, Nanno, che tu eri già andato via, Obama. La Roma prese come direttore generale Agnolin, Luigi Agnolin, no? Ex arbitro, eccetera, sì, eccetera, che decise di dare una sverniciata a tutto quello che era il mondo di Trigoria fino a quel momento. E una delle prime cose che fece fare all'interno di Trigoria furono le strisce a delimitare i parcheggi nel piazzale, quello lì di Trigoria, no? Allora ogni calciatore aveva a disposizione il suo parcheggio, doveva mettere lì, se ne metteva lì. Una volta Marco Lanna parcheggiò all'interno di un parcheggio che non era dei calciatori ma era forse di un dirigente. Oh, Agnolin ha chiamato il carattere e gli ha fatto ascoltare. Ma voi non ci credete? Marco Lanna ancora stati. Ma che è successo, insomma? E questo è accaduto. Una cosa divertentissima. Penso Baldo a te, la macchina tua ti mandavano proprio lì al burone della Maranella, te lo dico io, poi te la facevi a piedi. Sì. Sì. Vabbè, sono vecchie storie. Allora ti dico solo questo. No, ma era bellissimo. Vi racconto tanto, siamo tre amici. Ma io sono in diffusione lì dove siete voi? Filo diffusione. Sì, Mimmo, sì. Ah, perché allora saluto, certo. Tutti, se no faccio pure il maleducato. Saluto tutti coloro che sono lì, che vi stanno accompagnando, e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto, questo lo devo dire. Insomma, una volta c'era Agnolin che dice, fa una riunione a, te lo dico io dov'era, a Predazzo, credo, se non mi ricordo. No, Lavarone, ritiro il zio. Convoca tutta la squadra in una sala di questo albergo e fa discorsi. La squadra dice, da oggi in poi qualsiasi cosa potete rivolgere a me, qualsiasi problema voi avete, qualsiasi cosa dovete parlare, di qualsiasi problema ci sono io, dovete parlare con me, biglietti, permessi e cose del genere. Si alza un calciatore della Roma, del quale non farò il nome, e fa, oh, te ci ha mai rotto, eh? Io parlo solo col presidente. No. Se n'è andato! Abbandonato la sala, Agnolin è rimasto lì. Ma come si fa a fare? Meraviglioso, veramente. E comunque, sto piccolo. Mi ricordo anche un direttore sportivo di cui non possiamo. Mi ricordo anche un direttore sportivo di cui non possiamo dire il nome, ma cognome si Pradè. Ah, sì? Che arrivava al bar di Trigoria. Sì, arrivava col codo a dare degli assegni ai giocatori per delle cose, eccetera. Io mi ricordo del vecchio e un altro, un giorno c'era un gruppo con una delegazione che visitava, lui lo cominciava a chiamare da lontano, oh, I'm Michael Douglas, lì e qua, cioè, tutto rosso che poi tende già a un azzo seduto da parte come un. Trattato come visto, un fattorino. Avete visto se questa colonia abbastanza giallorossa, almeno in un elemento molto 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 giallorossa, che si è instaurata in quel di Venezia? Beh, sì, è vero. Perché lì, al di là che il presidente è mister Joe Tagovina, che è stato fino a poco tempo fa vicepresidente della Roma, quindi insomma comunque qualcuno che ha ricoperto anche un ruolo importante, non so con quali compiti, quali incarichi, comunque nominalmente era vicepresidente della Roma. Il direttore sportivo è Giorgio Perinetti, caro Ubaldo, al quale tu devi tanto, vero? Sì, puoi raccontare come sei arrivato alla Roma, Ubaldo? No. Tutto, la supervisione di Giorgio Perinetti che mi ha strappato la Lazio. Lo vedi? Benemerito solo per quello Giorgio Perinetti. Anche se. Sì, sì, no. Se t'avesse lasciato là, oggi stavi con Guido De Angelis e no con Riccardo Angelini e Stefano, questa è la verità, insomma, dai, però. Ma senza, che va fortuna bene, che te sei scappato. Saluriamo Riccardo. Ma è bravo Angelini, Perinetti ancora. Sindaco di Roma, dimmi. Perinetti è bravo ancora. Molto bravo, è una persona per bene innanzitutto. Un dirigente bravo, competente, onesto, che è una cosa abbastanza importante in questo periodo, soprattutto è rara.
Ragazzi, posso interrompervi qualche istante? No. C'è la pubblicità? Vai, dai, vai, c'è la padrona. Restate lì che torniamo tra poco. E torniamo con il nostro Mimmo Ferretti. Andiamo dritti da casa Trasacco, tra l'altro. Tutti da casa lì. Dagli... tutti da casa lì. Eccoci. Trafacco. Righetti dice Trafacco. Mo' gli è preso questa cosa per imitare. Chissà, chi imita? Bambino di tre anni. Imita a Fogna. No, imita. Perché mi dicete questo? Mi piace fare un po' di stringuellino, capito? Dice Cafa Trafacco, ha detto prima. In fondo rimangono sempre calciatori, capito? Vorresti dire che sono io. Vediamo intanto, arrivederci, grazie. Ciao, un saluto anche dalla parte di Mimmo Ferretti. Ecco, adesso vi saluta. Mimmo, posso girarti un quesito? Yes, I can do it. Mimmo? Io ci sono. Sì, pronto? No, qui, certe volte arriviamo un po' in ritardo. Sì, arriviamo in ritardo. Volevo chiedere questa cosa. Questa tornata... Sarà l'età, poi. Chiaramente. Lente. Questa tornata natale praticamente ha portato a diversi infortuni dei top player, dei giocatori più importanti. Dei top player. Ieri Morata, l'altro ieri Ronaldo, è tornato così. Si è rotto con la maglia numero 10 di Messi. Ma Gago deve giocare per forza stasera. Sta già risposto Stefano da quello che ho sentito, nel senso che se un calciatore viene convocato ci sono i presupposti affinché lui possa giocare, il calciatore gioca. Per quanto riguarda l'aspetto politico di tutta la faccenda, io credo che in questo caso la Roma abbia potuto fare fuoco, nel senso che non si tratta di una partita amichevole, si tratta di una partita importante di qualificazione per gli europei del prossimo anno, e quindi è difficile dire ad una nazionale o comunque ad una federazione tu questo non lo convochi. E poi abbiamo fatto per tanti giorni il discorso riguardo l'importanza che ha proprio Dzeko all'interno della nazionale bosniaca, quindi dobbiamo soltanto, come posso dire, seguire la partita con un doppio stato d'animo, diciamo. Perlomeno oggi io ho cominciato il collegamento dicendo l'appuntamento principale per me da un punto di vista calcistico, ovviamente la partita della Bosnia, noi dobbiamo vedere la partita sperando che Dzeko stia bene, innanzitutto, perché se Dzeko sta bene è comunque, diciamo, una cosa positiva anche per la Roma, e che possa continuare a stare bene alla fine della partita. Insomma, se Dzeko gioca o se gioca Dzeko vuol dire che lui sta bene, e se sta bene è una buona notizia per la Roma. È chiaro che al tempo stesso io sono tra quelli, l'ho detto un milione di volte, che non manderei nessun mio giocatore in nazionale, proprio perché gioca qua a Roma, devi giocare a Caruso, se pago dalla Roma e quindi giochi con la Roma. Però mi rendo perfettamente conto, è una partita particolare, quindi la speranza che vada tutto bene, ma anche la speranza di vedere che Dzeko sia bene, insomma, che potrebbe essere poi propedeutico per la partita di sabato prossimo contro l'Empoli, della quale proprio ci stiamo disinteressando in maniera totale, praticamente non ne abbiamo mai parlato da... Per ora, sì, Palermo-Roma, ma è giusto anche così, esattamente così. Mimmo, mi dici un tuo giudizio su quel Negretto che gioca al centro del centrocampo dell'Empoli? Dusko Siam? Sì, non mi chiede il nome perché non me lo ricordo. Giusse. Brava, Catonico, sotto Wikipedia, sei brava. 97, mi pare. Io sto guardando la rivista, ma senti questo, insolente. Stefano, mi sembra bravino. Mi sembra uno che debba ancora crescere, c'ha la geometria e il ritmo nei piedi, però non vorrei, da quello che ho visto giocare, non in maniera dettagliata con una grande reazione, però l'ho visto giocare 2-3 volte e mi sembra che talvolta abbia troppa voglia di far vedere che è bravo. Non so se riesco a spiegare. Sì, è vero. C'è uno che ha qualità, che ha probabilmente anche personalità, però credo che forse ce n'abbia un pochino troppa per l'età che c'hai, soprattutto giochi in Serie A, devi stare un pochino più sereno. C'è anche un altro ragazzo, forse Ubaldo conosce meglio di me, che gioca nel Pescara, che è un ragazzo uruguaiano, mi sembra, non mi ricordo il nome, 96, magari lo trovate in un secondo il nome, che gioca proprio lì volante davanti alla difesa, che è un altro giocatorino, secondo me, un po' il nuovo Verratti del Pescara. Se qualcuno si ricorda il nome, ce lo dice, mi fa anche un favore. E quello è anche un giocatorino che mi piace, e in un ruolo particolare, lo ripeto, in un ruolo che
ti va bene, soprattutto ti va bene se giochi in un determinato modulo di calcio, insomma, non uno schema di gioco che può essere ad esempio il 4-1-4-1, diciamo, no? Perché prevede la figura proprio del volante. Uruguaiano, Mimmo? Scusami? Uruguaiano? Sì, uruguaiano. Sì, uruguaiano. Uruguaiano. Torreira? Bravo, Torreira, perfetto. Bravo, Gabri. È un bel giocatorino, un bel prospetto di giocatore. È molto piccolo, nel senso fisicamente è molto piccolo, anche più piccolo di Verratti, se vogliamo. Questo lì, ah. Cioè, forse per fare quel ruolo lì non serve essere sempre comunque Sergi Busquets. No. Parlo da un punto di vista fisico. No, penso a Pirlo, che non è proprio straordinario. Penso magari a Xavi, che non ha un certo fisico straordinario. Penso anche a Verratti, che probabilmente oggi è fra i primi tre migliori calciatori con passaporto italiano. Abbiamo fatto già questo giochino una volta, no? Quali sono i migliori calciatori italiani? Italiani che possono prendere parte alla nazionale? Credo che Verratti sia fra i primi tre oggi. Cioè, ditemene voi, chi quali sono? Come ha fatto il giochino? Dai. Tanto piove e la gente ci ascolta. Ubaldo, il tuo più forte giocatore con passaporto italiano? Non me di Totti, eh? Anche per esperienza già. No. Passaporto italiano che gioca fuori, Verratti. Io penso, io mi credo sempre, nonostante gli infortuni, se il vecchio Marquaz, per me è il più completo dei nostri giocatori, il giocatore italiano più importante, cioè parliamo degli italiani, Marchisio secondo me è il numero uno, sempre che sia sano, perché non ha la qualità che ha Verratti, però No, Mimmo, ci sto riflettendo. Ma non so tanti, Basta vedere la nazionale, metti qualcuno che magari non sta in nazionale, abbiamo finito, magari non c'è sta perché non sta benissimo, tipo il professor Marchisio, no? E Verratti, Darmian, cioè stiamo parlando, cioè ci fate caso che ai noi non stiamo parlando di un attaccante? Cioè, oggi i migliori prodotti, gli unici del calcio italiano a livello di attaccanti sono Di Natale. chi c'è ancora? Questi qua non mi vengono a me. Toni, fino a qualche settimana fa ancora Toni. È Insigne, però è infortunato spesso. Abbiamo, ecco, mezzi attaccanti, tipo ecco Insigne e Berardi anche ci metterei. Sì, pure Berardi ci metterei, matto, ma molto bravo. Dopo il famoso squadra del Pescara che vince il campionato di Serie B con Zeman, eccetera, si parlava molto della possibilità che la Roma potesse prendere Verratti, ve lo ricordate, no? E c'era qualcuno che continuava a dire: guardate che la Roma in realtà vuole prendere Insigne perché quello bravo secondo Zeman è Insigne, non è Verratti. Allora magari non c'è una differenza così marcata nella considerazione che poteva avere Zeman su Verratti o su Insigne, ma sicuramente Insigne è un giocatore che come ti posso dire, il vecchio detto, no, se Insigne te può far vincere le partite, Verratti forse non te le fa perdere. E allora qual è la cosa più importante? Esatto. Vincere la partita o non perderla? Però stiamo parlando di due bravi giocatori, questo sicuramente. Non c'è dubbio, tra i pochissimi, perché poi se no dobbiamo andare sugli anziani, ma i vecchioni, quelli a cominciare dal portiere. Totti e Buffon, infatti, se penso a due. Ma che questo preferisco Buffon, Mimmo, questo cosa vuol dire? Che se da ancora negli ultimi anni i capocannonieri sono ancora i giocatori quelli esperti, no, per dirti, vuol dire che i difensori sono talmente scarsi o stranieri, oppure perché non c'è organizzazione, se lavora in maniera anche diversa? No, secondo me perché c'è proprio il talento, evidentemente. Cioè, se tu pensi che in nazionale gli attaccanti sono Pelé, che penso ci abbia quoziente di popolarità. No, parlavo dei difensori, Mimmo, a questo punto. Scusami. Difensori, una volta c'era, come ti posso dire, lo sai benissimo, no? C'era la scuola italiana dei difensori che era praticamente la migliore al mondo. Adesso tu devi andare avanti per forza, per rabbia di fame, con Bonucci, Chiellini e Barzagli e pochi altri come difensori centrali. Cioè, siamo ancora a livelli che Ranocchia viene considerato un elemento da nazionale. Voi sapete come la penso, ma non so se lo sapete, però Ranocchia per me è una grandissima... Cose di questo genere. Sì. Vai a vedere anche altri ruoli collaterali riferiti alla difesa. Insomma, stiamo parlando prima di Antonelli. Nel momento in cui togli Darmian e De Ciglio, probabilmente come esterni non hai altro. Forse Florenzi con
con Darmian a sinistra, secondo me potrebbe essere più bravo inserito in un discorso di gioco che non sia il 4-4-2 di stasera, perché stasera improvvisamente Conte, che è andato avanti col 3-5-2, che ha fatto del 3-5-2 il suo credo calcistico, dopo aver ovviamente attraversato e dopo aver fatto anche tante belle cose con il 4-2-4, ve lo ricorderete, no? Però ha virato sul 3-5-2, come poi no? Sembrava che la nazionale dovesse giocare nel 4-3-3, improvvisamente 4-4-2. Cioè. E sai che cosa mi viene in mente, Ubaldo? E lo dico anche a Gabriele, il discorso che stavamo facendo dopo il Palermo-Roma, quando abbiamo detto, ma quante sono le squadre che oggi giocano col 4-4-2? E lo dicevamo perché la Roma aveva appena giocato con il 4-4-2, no? Evidentemente c'è un rilancio. Tra l'altro c'era sfuggito di Mimmo. Mimmo, scusa, tra l'altro è sfuggito l'Atletico Madrid. Ah, ecco. Ah, è vero, Simeone gioca il 4-4-2, bravo. È stato molto anche bravo. Stellone, non so però. So. E abbiamo fatto il nome del Frosinone e basta. A livello internazionale non ce n'è venuta in mente una. Poi Ubaldo, che è un grande conoscitore cattedratico, laureato all'Università di Coverciano, ha tirato fuori anche giustamente l'Atletico Madrid. Però perché c'è questo rilancio anche in nazionale del 4-4-2? Bah. Questione di giocatori? Che non ci sono oppure che ci sono? Qual è il punto? Però Mimmo, questo è vero, quel 4-4-2 o 4-4-1-1 ti può anche sbizzarrire, perché abbiamo visto come ha interpretato il 4-4-1-1 soprattutto con a livello tattico con Florenzi e con i giocatori davanti, che non c'era un Pellè ma c'erano due giocatori rapidi, il Gervinho e Salah, ok? E il Salah, qui è Salah, qui c'è il Pellè. Il Pellè ed Er, ragazzi, gioca qui puoi trovare, quindi puoi trovare più una profondità anche, capito? Sì, quindi qui con Candreva che si accentra, dovesse essere questa la formazione, Sharavi l'altro che si accentra, però hai è stato rifiutato che possono Sharavi, guadagnare, capito? La profondità spiega questo, che non sta facendo benissimo al Monaco, mi sembra che non sta facendo benissimo in assoluto, vero, Gabriele, tu che stai tutta la sera no, non gioca, no. Non sto insomma, qualche problemino bene. Questa povera Italia nostra ce l'ha, Beh, francamente è una delle nazioni più scarse che io ho mai visto, io ma comunque l'europeo non è scarsa, perché se pensi alle prossime candidate per l'europeo, il Belgio, secondo me la Francia sono le principali accreditate. Io ci metto pure l'Inghilterra. C'è l'Inghilterra che ha vinto tutte le gare. Non mi scordo mai tedesco. Vabbè, la Germania, l'Inghilterra ogni anno, ogni competizione è sempre preparata, poi quando arriva lì al dunque. Sì, è praticamente qualche cosa che non ho sentito. Qualche difficoltà. Inghilterra, perfetto. Alla fine che stiamo a fare noi? C'ha giovani talenti strepitosi. Sì, però è l'unica nazionale che ha vinto tutte le gare del girone. Non lo so, mi giocherei qualche sorpresa. Il Belgio non credo che si possa dire ancora sorpresa, però non è una sorpresa, Mimmo. No, Mimmo, secondo me la finale sarà Francia-Belgio. È arrivato Nostradamus, è già fatto il pronostico, dai. No, Nostradamus, no, perché non parlo in terzine, tra l'altro. E, no, però credo che senza dimenticare la Spagna, puoi parlare semmai senza dimenticare la Germania, soprattutto. Sì, in esterne basse, esatto. Terzine. Ah. Qual era il tuo pronostico di finale, che me lo segno? Francia-Belgio. Francia-Belgio. Allora tu mi vuoi la dire Francia che legge la Germania anche... non arriva tra le prime due? No, arriva in semifinale eliminata o dalla Francia o dal Belgio. Ah, cazzo, allora dammi tutte che mi gioco, mi faccio una martingala proprio già da adesso, che quanto altro. Il Belgio secondo me meritava questa anche qualcosina di più al mondiale, questa eliminata. Gabriele, non ti rende onore, Sicumera. È un sogno, Mimmo, piacerebbe guardare una finale di Francia Belgio. Sogno, no, la finale sarà. Per l'espressione di calcio mio sogno. Anche se poi in Francia l'altra mattina stavo leggendo l'Equipe, Mimmo. Ma dai, in che lingua? Aspramente. Ma in francese, ma Mimmo, ma qui siamo veramente, io devo dire una cosa, noi non abbiamo capito niente, perché se devi fare così. Perché nulla. Niente. Io quando cominciai cominciai a dire, oggi ho letto su The Bild, su The Guardian, su Die Welt, su Marca, su Arsenal, su Sport. Ti mandavano a comprare le sigarette, a me mi mandavano a comprare le sigarette, mi dicevano mandami a piene sigarette, capito? No, ma scherzi, a me mi dicevano, io ho i soldi, ha pure i soldi voi, io che te li compro per te, cioè i soldi si anticipavano, perché poi ti ricordi come ci pagavano bene poi? Beh,
insomma, io devo dire che mi vanto di aver fatto 6 anni di gavetta vera, lavorando in maniera forsennata e prendendo 6 anni. Avete presente? È vero. Ecco, ok. Semplicemente perché... Mimmo, poi un giorno gli raccontiamo dei... Paese domani. Una roba meravigliosa. E lì devo dire però che in quei pochi giorni di grande avventura a Paese domani io ho scoperto quel fuoriclasse di Stefano Petrucci, in quei giorni. Lo conoscevo, ma non pensavo che fosse il fuoriclasse che è. E lì ci ho avuto l'illuminazione, devo dire la verità. Ma non lo dico perché... Però Mimmo, ti posso fare... Chiunque posso parla fare con me di colleghi sa perfettamente che io mi prendo Stefano Petrucci tutta la vita... per mille motivi tra i miei giornalisti preferiti, quindi non lo dico perché sta in diretta, lo dico perché lo penso realmente, perché l'ho visto lavorare sul campo, in tribuna stampa, in sala stampa, e quindi so come funzionano le cose. Dai, però vai Gabriele, dai, tocca a te. Ti posso fare una domanda? Ti voglio troppo bene, sì. Non so, però se io dico la verità, dai, io dico solo la verità. Quando facevi la gavetta e lavoravi a zero lire, perché all'epoca c'erano ancora lire, erano lire. Quando ascoltavi quando ascoltavi i colleghi più esperti, facevo esperienza, ti dicevano "ma io ho fatto la No, quello chiaramente, come ho fatto io adesso ho fatto silenzio, però ti dicevano la stessa cosa, io ho fatto la gavetta vera, mica come voi, eccetera eccetera, è vero o no? Non lo so, io sono di una generazione particolare che a cavallo tra la vecchia e la nuova, anche come tecnologie, come sviluppo, certo, di alcuni mezzi di informazione che in realtà non c'erano prima, nel senso che una volta c'erano i quotidiani e basta, c'era la RAI e basta, poi è successo che piano piano invece non c'è stata più soltanto la carta stampata, ci sono stati o hanno cominciato ad esserci altre cose, radio, televisioni private. Quindi è cambiato anche il modo di fare informazione. Quando volete voi mi invitate, io vengo in trasmissione, in diretta, non è vero, sto dicendo una stupidità. E faremo due giorni su questo. Capito? Solo su questo. Con Stefano Petrucci a raccontare che cos'era il mestiere del giornalista negli anni 70, mettiamo, e quello che è diventato adesso. Ma no, io non lo dico perché... era meglio prima, era meglio adesso, no, quanto è cambiato, cioè quanto è cambiato il mondo, certo, negli ultimi 40 anni, il mondo dell'informazione è quello che ha subito probabilmente, non dico i maggiori cambiamenti, però dei cambiamenti veramente sostanziali. Prima si partiva e tu andavi, dettavi il tuo pezzo al dimafono, che uno non sa manco che è il dimafono, ma adesso tu parti, ti devi portare il computer, spingi un tasto e dopo un secondo, due secondi, il tuo pezzo non sta al giornale, sta in pagina. È in pagina, sì. Ed è una cosa molto bella su cui disquisire, secondo me. Anche se poi magari mi rendo perfettamente conto che può essere un discorso solo per attenti osservatori. Scusami, Stefano. Lo facciamo, Mimmo, sotto Natale, lo facciamo una cosa, mattina, telecamere spente, ovviamente. Che ci arriviamo, lo famo sicuro al 100%. Sì, ma ci arriviamo, dai, okay. Tornando all'equipe, c'era... Che fate con l'equipe? Oggi Mimmo che ce la fa, sabato. Accidenti. No, c'era una critica aspra nei confronti di Benzema. C'era scritto che Benzema praticamente nel 68%... No, nel 68% delle partite che gioca con la Francia non segna, mentre invece è sempre decisivo con la squadra di club. C'era una grossa critica e lui ha risposto facendo due gol all'Armenia. Ah, anche due pernacchie, da quello che so io, eh. E l'ha detto la collega Alessandra Bianchi, sì, che gli ha fatto pure due pernacchie. Motivate pure. Assolutamente sì. Fatevi conto. Ciao Mimmo. Ci sentiamo lunedì. Mimmo, ciao a tutti. Grazie Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo, grazie.